Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il venerdì, siamo arrivati già al venerdì. Io ringrazio il Signore per questo tempo di lettura della parola di Dio. Stiamo leggendo il libro di Giobbe e questo è un libro davvero profondo, un libro che ci fa riflettere sulla sofferenza, sulla sovranità di Dio, ma soprattutto nel come noi dobbiamo rispondere alla sofferenza. Quindi noi vogliamo questa mattina continuare a leggere la parola del Signore e quindi questo venerdì noi leggeremo per la grazia di Dio capitolo 23, 24 e 25 di Giobbe. Giobbe capitolo 23, parola del nostro Signore. Allora Giobbe rispose e disse: anche oggi il mio lamento è una rivolta, per quanto io cerchi di contendere il mio gemito. Oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono. Esporrei la mia causa davanti a lui, riempirei d'argomenti la mia bocca, saprei quel che mi risponderebbe, capirei quello che avrebbe da dirmi. Impiegherebbe tutta la sua forza per combattermi? No, egli mi ascolterebbe. Là troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre. Ma ecco, se vado a Oriente, egli non c'è. Se a Occidente, non lo trovo. Se a Settentrione, quando vi opera, io non lo vedo. Si nasconde egli a sud, io non lo scorgo. Ma, dice la parola, la via che io batto, egli la conosce. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi sono tenuto sulla via senza deviare. Non mi sono scostato dai suoi comandamenti, delle sue labbra, ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Ma la sua decisione è una. Chi lo farà mutare? Quello che desidera lo fa. Egli eseguirà quel che mi dice, ha decretato. Di cose come queste ne ha molte in mente. Perciò davanti a lui io sono atterrito. Quando ci penso, ho paura di lui. Dio mi ha tolto il coraggio. L'Onnipotente mi ha spaventato. Questo mi annienta. Non lo tenerebbe. Non la fitta oscurità mi ricopre. Giobbe, quindi abbiamo letto capitolo 23, ora leggeremo capitolo 24. Perché? Perché non sono dall'Onnipotente fissate quei tempi in cui renda la giustizia? Perché quelli che lo conoscono non vedono quei giorni? Gli empi spostano i confini, rapiscono greggi e li conducono al pascolo. Portano via l'asino dell'orfano, prendono impegno il bue della vedova, mandano via dalla strada i bisognosi e i poveri del paese si nascondono tutti insieme. Eccoli che come lonagri del deserto escono al loro lavoro in cerca di cibo. Sono il deserto da pane ai loro figli. Raccolgono nei campi la loro pastura, racimolano nella vigna dell'empio. Passano la notte nudi, senza vestito, senza una coperta che li ripari dal freddo, bagnati dall'acquazione di montagna per mancanza di rifugi, si stringono alle rocce. Se ce n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano che prendono pegni dai poveri, e questi se ne vanno nudi, senza vestiti. Hanno fame e portano i covoni, fanno l'olio nel recinto dell'empio, calcano l'uva nel tino e partiscono la sete. Sale dalle città il gemito del moribondi e i feriti implorano aiuto, e Dio non si cura di queste infamie.
Ce ne sono di quelle che si ribellano alla luce, non ne conoscono le vie, non ne battono i sentieri. L'assassino si alza sul far del giorno, ammazza il misero e il povero, e la notte si fa il ladro. L'occhio dell'adultero spia il crepuscolo dicendo, nessuno mi vedrà, e si copre con un fazzoletto il volto. I ladri di notte sfondano le case, di giorno si tengono rinchiusi, non conoscono la luce. Il mattino è per essi come ombra di morte, appena lo scorgono provano i terrori del buio. Voi dite, l'empio è un fuscello sulla faccia delle acque. La sua parte sulla terra è maledetta, non prenderà più la via delle vigne. Come la siccità e il calore assorbono le acque della neve, così il soggiorno dei morti inghiotte chi ha peccato. Il grembo che lo portò lo dimentica. I vermi ne fanno il loro pasto delizioso, nessuno più lo ricorda, l'iniquo sarà troncato come un albero. Egli che divorava la sterile priva di figli e non faceva del bene alla vedova. Invece Dio, con la sua forza, prolunga i giorni dei prepotenti, i quali risorgono quando ormai disperavano per la vita. Da loro sicurezza, fiducia e i suoi occhi vegliano sul loro cammino. Salgono in alto, poi scompaiono a un tratto. Cadono, sono mietuti come gli altri mortali, sono falciati come le spighe di grano maturo. Se così non è, chi mi smentirà e chi annienterà il mio dire? Giobbe capitolo 25. Allora Bildad di Suac rispose e disse, addio. A Dio appartiene il dominio e il terrore. Egli fa regnare la pace nei suoi luoghi altissimi. Le sue legioni si possono forse contare? Su chi non si leva la sua luce? Come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio? Come può essere puro il nato di donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore. Le stelle non sono pure agli occhi di lui. E quantomeno l'uomo, che è un verme, il figlio d'uomo, che è un vermiciattolo. Parola del Signore. Noi abbiamo letto ancora la parola di Dio oggi, siamo stati benedetti, abbiamo potuto riflettere, ascoltare. Ti chiedo veramente di meditare queste parole, alla brevità della nostra vita e alla sovranità del Signore. A volte noi vediamo l'ingiustizia, ma stai tranquillo che il giorno del giudizio sta arrivando e noi confidiamo sempre nel nostro Signore e nel controllo che Lui ha sulla storia e su ogni aspetto. Noi vogliamo questa mattina, io e te, ringraziare il Signore per questa settimana di lettura della parola di Dio e pregare che il Signore possa, durante questo fine settimana che si avvicina, darci la gioia di continuare a vivere con Lui, a stare con Lui, a pregare, a servire, a cantare, a essere ricaricati dalla vitamina BPC. Io, la vitamina BPC, per chi non lo sa, è la Bibbia, la preghiera e la comunione fraterna. Vorrei anche ricordarti che noi questa domenica in via Romagna 268 a Cesena alle ore 10:30 abbiamo il tempo di celebrazione al Signore e a Rimini in via Cesare Pavese numero 8 sempre per predicare la parola del Signore. Sarà un tempo benedetto, un tempo davvero di grande edificazione e noi vogliamo sempre, comunque e ovunque predicare la parola. Dio piacendo ritorneremo anche lunedì con il tempo di lettura della parola, ma ancora prima con Alba Nuova, potenza nella preghiera. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7 del mattino, sempre quando Dio ce lo permette, lo facciamo per la gloria di Dio, con la sua approvazione,
pregheremo al Signore, mettendo le tue richieste e ringraziamenti al Signore. Nel frattempo, io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio, che la grazia del Signore sia sopra la tua vita, nel nome di Gesù. Amen.